Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao tutti, quindi e vai, finalmente l'ho detta a tutti. Allora, sì, che cacchio sto dicendo? Allora, questo sarà un video review su... Sarà un video review sui prodotti che ho acquistato a Milano, ce la farò, eccoci, sui prodotti che ho acquistato a Milano della Madina. Allora, questo è il sacchettino che mi hanno dato. Vi fa cerco nel mio beauty di Accessorize lo scontrino, ragazzi, che me le sono mi sono tenuto tutti mi, so te mi sono tenuta tutti gli scontrini di quando sono venuta a Milano per dirvi i prezzi. Però ora l'ho trovato, quindi con calma. Interstore, Accessorize, Bershka, H&M, Madina, eccoci qua, questo è lo scontrino Madina. Allora, ho speso in totale 77,30 euro, quindi abbastanza direi, però io Madina non ci vado mai, se no quando vengo a Milano, quindi mi faccio la bella scorta, quindi. Allora, iniziamo con questo bellissimo acquisto. Allora, iniziamo da... Allora, ho acquistato, non vi dico ho acquistato 12 matite così, vado per ogni cosa che ho acquistato. Allora, ho preso una lip pencil, il colore è la 01 ed è questo colore qua, nude. E mi piaceva moltissimo il colore, la cosa che proprio veramente non tollero è il fatto che praticamente è durissima, è veramente durissima sulle labbra. Ora, vogliamo se mi riesce a farlo vedere, ma... Vedete qualcosa? È durissima, io mi ci trovo proprio male, male, male. A parte che sono abituata a quella della Cinecittà Makeup, che obiettivamente è un'ottima matita e quindi, nel senso, morbida, mantiene il rossetto, quindi assolutamente. Questa non mi piace assolutamente, proprio per nulla. Il costo certo è 1,90 euro, però ragazze vi consiglio di risparmiarveli e magari acquistare qualcos'altro che però... merita, quindi io questa la boccio assolutamente. Altre matite che boccio sono questa, che è la bianca, la 07, ed è la EI Pencil. E boccio moltissimo anche questa perché anche questa tinge molto male, non mi piace per nulla, lascia i grumi, è troppo pastona, non mi piace per niente. Questo è lo swatch, però insomma non mi piace proprio per nulla, nemmeno questa passa il mio test. Tutte le matite costano 1,90 euro. Poi ho acquistato altre due matite per le labbra, che sono la numero 02 e la numero 18, che sono questi due colori qua molto simili tra di loro. Una è un rosa e una è un rosa un pochino più scuro. E queste invece mi piacciono, ma perché mi piacciono? Perché sono della linea vecchia. Qui della linea argento con la linea di colore, vedete? Queste qui sono le linee vecchie, di cui io ho la matita nera, che è la migliore per ora che ho mai provato in tutta la mia vita. Purtroppo quando finirò quella mi attaccherò perché... Ovviamente hanno cambiato le matite, quindi non sono più buone come queste. Queste mi piacciono veramente tanto e faccio lo swatch. Eccoli qui, vedete? Quella è rosa e una è più sul marroncino. E quindi mi piacciono molto. Un piccolo consiglio, anche se all'inizio vi sembrano molto dure, dovete usarle un goccino, togliere proprio la punta iniziale e vedrete che dopo sono molto molto più morbide, perché all'inizio sembrano veramente pietra e non si possono utilizzare. Poi ho comprato le giarrettine vuote, quelle che sono impilabili, guardate, se la svitiamo la possiamo avvitare dietro all'altra. Ne ho comprate 5, costano 1 euro l'una e queste mi servono sia per travasare gli ombretti minerali che mi rimangono nelle bustine, sono scomodissimi, e poi boh, magari per qualcosa mi possono servire, mi piacevano molto quindi le ho acquistate. Poi ho comprato due glitter, sono in queste confezioni qua. Allora, ve li faccio vedere. Questa è un Instant Glitter 05. Costano 2,90 euro l'uno. E uno, non ve lo apro perché comunque sono glitter. Allora, è questo colore qua, che è metà giallino e metà verde, ed è stupendo. E mentre l'altro invece è sul blu, che è questo.
vi metto le foto comunque e vi voglio far vedere la grandezza del coso, come si chiama, del barattolino, che è quasi uguale a quelli della Mac, guardate, quasi uguale a quelli vecchi, però, perché adesso la Mac li ha quasi dimezzati, quindi contiene tantissimo prodotto e vengono 2,90 euro. Poi ho acquistato un correttore al piano superiore di Madina, quella in via Meravigli, ovviamente. E praticamente è questo. E il correttore viene 3,90 euro ed è in questa confezione qua, molto carina. Guardate che carina che è. E il correttore che ho scelto io è il numero 034 ed è molto cremoso. Secondo me è veramente, veramente buono. Vi faccio vedere sulla mia mano, è questo punto qui, e mi piace veramente tanto. L'unica cosa, ovviamente, che come tutti i correttori non ne ho ancora trovato uno, sotto l'occhio va nelle pieghette, che se si tende un pochino la pelle si nota, altrimenti non si nota, quindi vabbè, comunque come ogni correttore, però mi sembra buono a livello di texture proprio. Poi ho comprato un eyeliner che si chiama A Sensational Marker, perché è un eyeliner a penna. Allora, questo non vi posso dire molto perché, ragazze, come saprete, io sono dell'idea che gli eyeliner a penna vanno provati per un lungo periodo, quindi circa un mese, altrimenti non è possibile dare un giudizio su un eyeliner a penna. E il colore è questo, è il numero 02, credo. No, è il numero 900, scusate, ed è questo blu eccezionale che sembra proprio un pennarello, però in determinati trucchi secondo me viene una cosa carina. E c'era anche verde fosforescente, ma verde fosforescente sembrava proprio evidenziatore, quindi non mi piaceva tanto. Quindi questo vi farò sapere poi in futuro. Poi ho comprato una matita nera, sempre della linea stessa bianca, soltanto che è nera. Questa però non l'ho ancora provata, a dirvi la verità. Quindi riguardate questo video magari tra qualche giorno, o comunque guardate i miei video che la proverò e vi farò sapere presto. Poi ho comprato un pennellino a penna che mi piaceva tantissimo. Guardate che carino che è, piccolino, molto molto carino, e costa 12 euro. Quindi costa assai questo pennellino qui, però è veramente veramente carino e sono contenta di averlo preso perché mi ci sto trovando molto bene. Poi ho acquistato invece queste quattro matite glitter, che sono questa qui che è celestina, azzurra, verde e blu, e queste qui non le ho ancora provate, però mi sembrano veramente veramente carine perché lasciano veramente un colore carinissimo. Non so se scriveranno nella rima interna dell'occhio, però sinceramente le matite glitter bisogna stare attenti a utilizzarle nella rima interna dell'occhio, perché se vi ci va qualche glitter purtroppo si rischia di farci male veramente all'occhio. Quindi io queste qui le avrei prese soltanto per sopra l'occhio, magari per dare quel tocco di colore se magari un giorno vado di fretta, mi do questa alla svelta, e secondo me sono molto carine. Guardate gli swatch, poi vi faccio le foto di tutti gli swatch, così ve le metto in fondo al video, quindi guardate in fondo. Poi ho comprato anche tre rossetti, però ragazze non ce le ho qua da farvi vedere perché li ho regalati a mia mamma. Erano tre rossetti nella scatolina così nera, perché venivano a costare 10 euro tutti e tre. E avevo preso questo colore che mamma ha detto che è troppo scuro per lei, quindi l'ho preso io, è il 231. Ecco qua, è un po' aranciato, quindi non è proprio il massimo, me l'aspettavo un pochino più meno aranciato, però vabbè, comunque non è male, soprattutto con determinati trucchi. E altri due che invece l'ho lasciati a mia mamma, quindi non vi posso dire niente. E poi c'è la cosa che mi ha più stupita di tutti e vi consiglio assolutamente, ragazze. Cos'è? Si chiamano Instant Glow e sono praticamente dei pigmenti. Sono dei pigmenti stupendi. Ne ho comprati tre, soltanto tre, accidenti a me. Infatti quando ci tornerò ne farò la scorta. Sono questi nei barattolini uguali identici ai glitter. Costano 2,90 euro, ve lo ripeto, quindi pochissimo. E sono questi colori. Allora, questo che è il numero 09 ed è questo celeste, guardate che bello che è. Poi ho comprato l'oro, che è questo, è meraviglioso, è lo 05. E poi il bianco perlato, che è lo 01.
Sono dei colori stupendi, ragazze, fidatemi. Cioè, vi assicuro che secondo me sono assolutamente comparabili ai MAC. Vi faccio vedere qualche swatch. L'unica cosa che non mi piace è che ci mette un casino il prodotto a uscire dal barattolino. Questo qui è l'oro. Ora voi non vedete niente perché sono con la fotocamera, quindi voi non vedete nulla, però vi metto le foto, come ho già detto. Il bianco lo vedrete invece perché è luminosissimo, ecco. Guardate quanto è luminoso il bianco, è stupendo. Poi con pochissimo prodotto proprio, viene veramente un bellissimo colore, resistono moltissimo, non è che dopo un'ora se ne vanno e costano veramente poco per il prodotto che c'è dentro. Io ragazze, vi giuro, sono rimasta sconvolta dalla bellezza di questi pigmenti perché sono veramente, veramente stupendi. Guardate quanto è bello il blu. Cioè, sono veramente dei pigmenti eccezionali. Sono meravigliosi, ragazze. Io ve lo consiglio con tutto il mio cuore perché sono veramente stupendi. Se sapevo che erano così belli, sicuramente ne avrei comprati molto di più, ma li comprerò sicuramente quando ci ritorno. Quindi, proprio decisamente. Diciamo che questo acquisto matita mi ha in parte deluso per le matite, perché sono veramente, veramente delusa da queste matite che io mi aspettavo. Almeno del livello dell'ultima volta, invece non lo sono affatto. Queste matite qui veramente ve le sconsiglio altamente. Mentre sono rimasta veramente, veramente piacevolmente sorpresa da questi pigmenti che sono eccezionali, veramente. Queste Instant Glow si chiamano, ve lo ripeto. Io ho il 01 che è quello bianco, lo 05 che è l'oro e lo 09 che è il blu. E vi ripeto che io ne acquisterò sicuramente altri perché sono eccezionali, ragazze. Niente, questo è stato il mio acquisto da Marina. Non sono tantissime cose, ma ho preferito fare degli acquisti comunque abbastanza mirati e mi piacciono veramente veramente tantissimo e non vedo l'ora di tornarci. Se avete domande chiedetemi pure, vi ripeto, questi acquisti sono stati fatti in Via Meravigli a Milano e so che a Milano c'è un'altra Madina che è in Corso Venezia, un Via Venezia, non so, e però lì i prezzi sono molto più alti perché diciamo che in questo negozio ci sono i prezzi più bassi. Molte, molte cose non ci sono sul sito, ho guardato e non so come mai. Quindi ragazze vi consiglio di andare là a Roma, non so come funziona la cosa, quindi io vi parlo solo di dove l'ho acquistato io. Nulla ragazzi, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nella prossima review. Ciao!